Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei mostrarvi tutti i libri che io ho comprato nel 2017. Alcuni li ho letti e altri invece non li ho ancora letti. Di quelli che ho letto ho fatto la recensione, quindi sul mio canale potete trovare il video con la recensione, con tutti i dettagli, quindi io adesso in questo video non mi soffermerò troppo sui singoli libri, semplicemente perché c'è già la recensione sul mio canale. Però comunque farò una breve panoramica sia dei libri che ho letto e sia di quelli che ancora sono posizionati nella mia libreria perché non ho ancora letto. Parto dal libro che sto leggendo in questo momento, e quindi è un libro a cavallo tra il 2017 e il 2018. Ovviamente sono a metà, quindi non avendolo ancora finito, non vi posso fare già la recensione, però vi posso dire che comunque mi piace. Si intitola Mille splendidi soli ed è un libro che narra la storia di due donne molto diverse tra di loro, che vivono in Afghanistan, entrambe hanno due vite veramente opposte e poi il destino in qualche modo le unisce e le porta ad incontrarsi. Non vi so dire nient'altro perché non avendolo ancora letto fino alla fine, ovviamente non mi posso esprimere più di tanto, però vi dico che all'inizio del libro non ero troppo coinvolta perché i primi capitoli mi sono sembrati un po' lenti. Però dal terzo, quarto capitolo più o meno in avanti il libro ha cominciato a prendermi sempre di più e quindi praticamente mi ritrovo a fare le 2 di notte per leggere questo libro e poi mi devo imporre di spegnere la luce e di andare a dormire perché altrimenti veramente rischio di passare la notte sveglia a leggere. Mi sta quindi coinvolgendo parecchio, poi ovviamente quando lo avrò finito vi farò la recensione completa. Per il momento l'impressione è positiva. Un altro libro che ho letto l'anno scorso e che ho finito è La gemella sbagliata di Anne Morgan. Questo è un libro che mi è piaciuto tantissimo. Io vi invito ad andare a vedere la recensione che ho fatto perché è veramente un libro molto particolare. La storia di due gemelle che sono identiche nell'aspetto ma completamente diverse di carattere. Una è quella più forte, che comanda, che prende le decisioni, e l'altra invece è quella più debole e più sottomessa. Un giorno decidono di fare un gioco che consiste nel scambiarsi una nell'altra. Quindi si cambiano i vestiti, si cambiano la pettinatura e giocano ad essere una nei panni dell'altra. Solo che nel momento in cui il gioco dovrebbe essere finito, la sorella che doveva essere più debole si rifiuta di riprendersi la sua personalità e di ritornare al suo posto. Quindi continua a portare avanti questo gioco e la cosa particolare è che la sorella che doveva essere più forte non riesce assolutamente a rimettere le cose a posto e a sottrarsi a questo gioco diabolico. Poi ovviamente nel corso della storia ci sono una serie di cose, una serie di colpi di scena, quindi adesso non mi soffermo anche perché, come vi dicevo, c'è la recensione sul mio canale, ma è un libro che veramente mi è piaciuto tantissimo. Un altro libro che ho acquistato e letto è Radio Morte di Gianluca Morozzi. Di questo ve ne ho già parlato veramente in tutte le salse nei miei video perché almeno in 2 o 3 video cito questo libro. Mi è piaciuto tantissimo, è quello che mi è piaciuto di più del 2017. Vi lascio nelle schede la recensione. È la storia di una famiglia che si ritiene la famiglia perfetta al punto da aver scritto un libro che dovrebbe essere una sorta di manuale che deve insegnare agli altri come fare a diventare la famiglia perfetta. Vengono invitati ad una radio per un'intervista e una volta lì si ritrovano intrappolati in questa sala insomma, di questa radio e la speaker comunica loro che non usciranno tutti vivi da lì, ma soltanto 3 su 4 e saranno loro a decidere chi sarà a morire. Loro potranno, diciamo, acquistare del tempo in cambio di una confessione, della rivelazione di un segreto di famiglia, ma quello che sanno per certo è che comunque non usciranno tutti vivi da lì. È un libro che veramente mi ha colpita e quasi sconvolta, direi, perché ci sono veramente all'interno di questo libro una serie di storie e di emozioni molto molto particolari e è un libro che io assolutamente vi consiglio di leggere se non l'avete letto perché è uno di quei libri che alla fine
lascia qualche cosa, quindi insomma io ve lo consiglio. Un altro libro che ho acquistato l'anno scorso ma che ancora non ho letto è Braccialetti Rossi. Sicuramente molti di voi conoscono la serie televisiva che ha avuto un grandissimo successo, io l'ho vista, ho visto tutte le stagioni, mi è piaciuta molto anche se è probabilmente rivolta e pensata per un pubblico più giovane rispetto a me, però nonostante quello devo dire che è riuscita a coinvolgermi parecchio. E appunto ho pensato di comprarmi anche il libro. Trattandosi però di un tema piuttosto forte, perché per chi non l'avesse vista, è la storia di adolescenti che sono tutti ricoverati in ospedale. C'è chi ha delle patologie molto gravi, quindi patologie oncologiche, c'è chi invece ha delle patologie meno gravi, però sono tutti ragazzi che hanno in qualche modo a che fare con la malattia, con il mondo dell'ospedale. Ma nonostante questo è una serie che riesce a trasmettere anche una certa leggerezza in un certo senso, perché comunque loro sono adolescenti che come tutti gli altri hanno ancora voglia comunque di divertirsi e di fare gli adolescenti. Nasce tra di loro una splendida amicizia, un'amicizia molto forte e riescono a sostenersi a vicenda proprio nella lotta contro la malattia. È una serie appunto fatta bene. Il libro non so come sia perché, come vi dicevo, non l'ho letto, però se comunque riprende i temi della serie televisiva, credo che potrebbe piacermi. Trattandosi però di un tema così forte, sto aspettando ancora un momento a leggerlo perché sono in una fase ancora un po' delicata dal punto di vista emotivo. Non so se avete visto qualche mio video precedente in cui vi dicevo che gli ultimi anni della mia vita non sono stati affatto facili dal punto di vista emotivo, quindi leggermi questo libro forse non è proprio ancora il momento, però me lo tengo a portata di mano nella libreria perché mi incuriosisce tantissimo, quindi appena mi sentirò un pochino più forte, un pochino più strong, sicuramente lo andrò a leggere. Un altro libro che non ho ancora letto, ma che ho comprato l'anno scorso, è La gemella silenziosa. Questo è un libro che mi incuriosisce perché tratta la storia di due gemelle che sono uguali in tutto, nell'aspetto, nel carattere, poi hanno un incidente e una delle due muore. La mamma sconvolta vuole cambiare vita, cambiare città, cambiare nazione, si trasferisce in Scozia e una sera durante un blackout la gemella che è sopravvissuta all'incidente chiede alla mamma: ma perché continui a chiamarmi Christy? Christy è morta l'anno scorso. E quindi la mamma comincia ad essere tormentata dai dubbi e si chiede com'è possibile che lei non abbia riconosciuto le sue figlie e come può averle scambiate. Quindi, insomma, è un libro che comunque mi attira tantissimo. Però ancora non ho avuto occasione di leggerlo. Un libro che invece ho letto è Incubo di Ulf Dorn. Questo mi è piaciuto moltissimo. Come sapete, questo autore mi piace, li ho letti praticamente tutti. Devo leggerne ancora uno, ma insomma lo leggerò a breve. È la storia di un ragazzo che sopravvive ad un incidente d'auto, però i genitori invece muoiono in questo incidente. Lui a seguito di questo comincia ad avere degli incubi, degli attacchi di panico, viene ricoverato in una clinica psichiatrica, poi quando esce va a vivere con la zia che però vuole mandarlo in un istituto perché non se ne può occupare. C'è un fratello maggiore col quale lui ha un bellissimo rapporto. E un giorno, una sera, praticamente la fidanzata del fratello sparisce, scompare e tutti danno la colpa al fratello. Simon, che è il protagonista di questo libro, lo vuole aiutare e comincia ad indagare insieme ad una sua amica e poi, insomma, verranno fuori una serie di cose. Anche di questo libro ho fatto la recensione, quindi vi invito ad andare a vedere quella così potrete avere maggiori dettagli. Comunque è un libro che mi è piaciuto. Un altro libro che ho comprato e che non ho letto è L'interpretazione della morte. Questo l'avevo comprato in un mercatino dell'usato, l'ho pagato 4,50 euro, quindi lo avevo comprato. Quello che mi attira di questo libro è che è semplicemente un giallo, un thriller, quindi si indaga su un omicidio, ma quello che a me colpiva e incuriosiva è che viene chiamato ad indagare su questo omicidio il famoso dottor Freud, e quindi io ero abbastanza attratta da questa cosa.
È un libro che comunque è ambientato nei primi del Novecento, perché ovviamente non sarebbe stato possibile altrimenti coinvolgere Freud, perché Freud è morto nel 1939, quindi comunque doveva essere per forza ambientato nell'epoca in cui lui era vivo. E insomma, questo mi incuriosisce, però ancora non l'ho letto, perché anche se mi incuriosisce, devo dire la verità, c'è sempre qualcosa che mi incuriosisce di più. Quindi nel momento in cui decido che leggerò questo libro, poi ne arriva sempre un altro che in qualche modo acquista la precedenza. Quindi insomma, prima o poi comunque lo leggerò, ce l'ho qui nella libreria. Un libro che invece ho letto, che mi è piaciuto, è Il giardino delle spezie segrete. Questo lo avevo comprato al supermercato, pensate alla Coop, l'ho comprato perché costava poco, 5 euro mi sembra, e mi aveva attratto molto la copertina e anche la trama, ovviamente, e mi sembrava un libro che in quel momento della mia vita particolare, che insomma non era facile, mi sembrava veramente un libro abbastanza leggero. E infatti si è rivelato tale, perché comunque è un bel romanzo, è una storia d'amore, è la storia di una donna che vive con il padre, la madre è morta quando lei era una ragazzina. Con questo padre si è sempre trovata molto bene, hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Questo libro è ambientato nel 1665, insomma a metà del 1600, c'è la peste. Il padre di questa ragazza è uno speziale, che sarebbe un farmacista dell'epoca. Lei lo ha sempre aiutato con le spezie, le conosce benissimo. Poi succede che il padre decide di risposarsi. Questa donna arriva in casa e inoltre ha degli altri figli che non sono per niente degli angioletti, quindi daranno del filo da torcere a questa ragazza. E lei è talmente esasperata dalla presenza di questa matrigna e di questi figli così maleducati, che piuttosto che continuare a restare in quella casa, decide di sposare un uomo del quale in realtà non è innamorata. Le cose non vanno proprio benissimo, poi succederanno una serie di eventi che non vi svelo perché insomma non vi voglio spoilerare il libro, però se volete sapere qualcosa di più, anche di questo ho fatto la recensione che vi lascio nelle schede. È un libro che mi è piaciuto, è un bel romanzo, insomma, è una storia d'amore, mi ha proprio coinvolta, mi è piaciuto, mi ha addolcita, insomma, ha tirato fuori la parte romantica di me ed è stato un libro veramente adatto per quel periodo della mia vita che era piuttosto ostico dal punto di vista emotivo e sono riuscita con questo a rilassarmi. Quindi è un bel libro, tranquillo e soft, quindi ve lo consiglio. Un altro libro che ho acquistato e che non ho letto è L'ospite di Sarah Waters. Questo io l'ho comprato, devo essere sincera, perché ho visto una serie di recensioni positive qui su YouTube e praticamente dopo tutte queste recensioni positive mi sono lasciata incuriosire. Inoltre è un libro che ha, diciamo, una trama che si avvicina molto al paranormale. Perché è un uomo che torna dopo tanti anni in una vecchia dimora che aveva visto quando era bambino, e in questa casa succedono delle cose un po' strane, un po' particolari, che sono proprio al confine con il paranormale. Quindi è una storia che comunque mi incuriosisce. Non vi so dire se c'è il classico fantasma o no, però comunque pare che ci siano delle atmosfere veramente molto suggestive e di questo genere comunque, quindi è una di quelle cose che a me attirano e che mi piacciono. Se seguite il mio canale sapete che c'è tutta una sezione dedicata al turismo dell'occulto e alle storie paranormali. Quindi sapete che queste storie comunque mi affascinano, mi incuriosiscono e ve ne ho raccontata qualcuna anche qui sul mio canale. L'ultimo libro che vi faccio vedere, che non ho ancora letto, a proposito di paranormale, è Le streghe sono tornate. Questo è un libro che mi incuriosisce perché non è un romanzo, ma è un libro che riprende tutti i processi alle streghe più famosi, ovviamente, della storia e fa proprio una ricostruzione storica. Quindi non dovrebbe avere, in teoria, perché non l'ho ancora letto, però in teoria non dovrebbe avere elementi romanzati all'interno, ma dovrebbe proprio fare una ricostruzione storica di quelli che sono stati i reali processi alle streghe. Questo avrei voluto leggerlo nel periodo di Halloween perché mi sembrava a tema, però poi alla fine non ci sono riuscita e me lo ritrovo ancora qua da leggere.
Però, insomma, tutti questi libri prima o poi sicuramente li leggerò, quindi troverete poi, man mano che andrò avanti con le letture, tutte le recensioni sul mio canale. Io per oggi mi fermo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri o magari se ne avete letto altri, se anche voi avete nella libreria qualche libro che ancora non avete letto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.